Ciao amici, benvenuti! Questa è la mia incredibile postazione da gaming. Però a noi non ce ne frega niente, però adesso ve la voglio far vedere perché sono molto contento. Cioè, guardate che bello, cioè, ma non so se rendo l'idea. Ma mai più attenti di voi avranno notato che questo video ha un titolo molto più particolare, ovvero Samsung Galaxy S9 è finalmente tra noi e finalmente ne parliamo in questa nuova puntata del Light Frank News, la serie che vi informa in maniera molto più veloce e concisa, ma senza essere un TG. Mi raccomando, questa è la solita introduzione sempre carina e simpatica. Allora ragazzi, è uscito finalmente il Samsung Galaxy S9, o meglio dire, è stato annunciato al Mobile World Congress, che è una fiera di tecnologia di smartphone che si tiene quest'anno a Barcellona, dove naturalmente tutti i produttori telefonici hanno mostrato, o meno la maggior parte, hanno mostrato le loro novità, le loro incredibili tecnologie aggiuntive che hanno migliorato il mondo, l'hanno fatto diventare da così a così. Vede? C'è stata una piccola differenza. È cambiato moltissimo il mondo, ve lo dico, è cambiato moltissimo. Samsung fa l'azzardo, quella mossa che un po' tutti si aspettavano, ovvero migliorare un prodotto che già era praticamente perfetto, ovvero il Samsung Galaxy S8. Diciamo che molte persone si sono divise perché questo Samsung Galaxy S9 e la sua variante più grande, S9 Plus, sono sostanzialmente dei upgrade dell'S8 e dell'S8 Plus. Ma per quale motivo? Perché la gente si è così tanto divisa? Perché effettivamente, se andiamo a vedere lo smartphone da un punto di vista estetico, capito, no? Ci stiamo lì, è più o meno la stessa cosa, soltanto che nella versione S8 Plus il monitor era diventato veramente molto grande, si erano raggiunti 6.2 pollici che non erano proprio facilmente gestibili, allorché l'S9 Plus, che anch'esso è di 6.2 pollici, hanno, diciamo così, ridotto la dimensione dello smartphone mantenendo comunque lo schermo sempre di 6.2 pollici, però aumentando che cosa? La praticità del telefono, cioè adesso lo riuscite a tenere in mano molto più facilmente, molto più velocemente. Ma naturalmente il punto di forza di questo S9, di S9 Plus, non è sicuramente la dimensione dello schermo o l'infinity display che già lo abbiamo potuto apprezzare su S8 ed S8 Plus, ma è l'incredibile, mastodontica, super iper mega ultra fotocamera. La fotocamera di S9 ed S9 Plus ci sbalordisce con un'apertura che varia da 2.4 ad 1.5, il che ci lascia veramente tantissima libertà di scelta quando dobbiamo andare a scattare delle foto, ma soprattutto una nitidezza, una qualità dei colori veramente veramente bella per essere fatta naturalmente da uno smartphone. Andiamo sempre sul discorso: le foto sui social, le foto su Instagram, su Facebook, comunque dove voi vogliate, riescono ad essere sempre un pochettino più professionali anche con degli smartphone, cioè cose che proprio uno dice, ma veramente è tutto possibile. La Samsung ci tiene comunque a sottolineare un altro grande elemento di questa fotocamera, ovvero la possibilità di scattare foto con scarsa illuminazione senza rumore. Cos'è il rumore di una foto? Qua giustamente uno potrebbe dire che cosa mi frega. No, invece vi deve interessare, perché dovete sapere che se siete intenzionati a prendere questo smartphone potrete fare delle foto di notte senza quelle, avete visto, no, quelle sfocature, quelle cose bruttine che escono fuori quando scattate una foto con bassa luminosità. Ecco, quello si chiama rumore. E stando a quanto dicono i master di Samsung, soprattutto durante la conferenza, S9 ed S9 Plus puntano tutto su questo, cioè occhio che le foto di notte vi escono comunque belle. Staremo a vedere, ma già dalle prove fatte da diversi recensori sembra effettivamente affidabile, cioè che le foto escono comunque molto ma molto bene. Se proprio c'è del rumore, è proprio piccolissimo, che neanche ve ne accorgete. Ma naturalmente Samsung deve comunque un pochettino andare a scopiazzare, nel senso, c'è qualcosa che quest'anno la Apple aveva introdotto e naturalmente sta diventando un po' virale, ovvero le animoji. Le animoji, quelle simpatiche, quelle cose che praticamente si fanno con un riconoscimento facciale. La nostra faccia viene presa, viene trasformata da 2D a 3D e in più si muove in base a come noi muoviamo la nostra simpaticissima faccia. Sembra funzionare in maniera decente, ovviamente non è che tutti i giorni manderete queste cose, perché sennò veramente, cioè, state messi male. Usate quelle classiche che fate prima, però sono simpatiche, è un'idea in più, un'idea extra che ci può stare. Ma attenzione, parliamo di sicurezza del Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, perché come già avevo parlato in un video precedente, in un Frank News precedente che trovate qua sopra in alto a destra, io avevo parlato di un sistema di
sicurezza che avrebbe unito il riconoscimento facciale, un po' simile a quello della Apple, a quello ottico, quello che già c'era in Samsung Galaxy S8 e in S8 Plus, quindi quello dell'iride. Ebbene, è confermato, il mio rumor è stato confermato, ebbene sì. Quindi cosa succede? Quando voi volete sbloccare il telefono avete sicuramente le opzioni classiche, quindi con il segno, con il PIN, con il trascinamento, ma anche la possibilità di mettere a pieno regime sia il riconoscimento dell'occhio che quello del vostro volto. Devo dire, funziona in maniera veramente veloce ed istantanea. Ragazzi, questo è soltanto l'apice di una grande punta dell'iceberg, ovvero di Samsung Galaxy S9 e di Samsung Galaxy S9 Plus. Io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Come sempre, dritto per dritto!